Buonasera. Ciao a tutti. Ciao per chi mi conosce. Sono contento di avere qua il 90% della presenza femminile, perché l'unica altra donna sta presentando in un'altra sala, quindi ne ho 3 su 4. Good job. Ok, di cosa parliamo per l'ultimo talk? Spero che non stiate dormendo. Parliamo di una cosa bruttissima, integration test. Io sono questo qua, se volete prendervi il QR code oppure andate su LinkedIn e mi cercate, non vi annoio con chi sono, cosa faccio. Mi cercate come Rob Franco, Rob Franchi, mi trovate più o meno dappertutto. Cosa facciamo in Arcade? Facciamo questo. Prendiamo dati da Graph Database come Neo4j, come OrientDB, per cui ho lavorato fino all'anno scorso, come Triple Store, come Stardog, Endpoint Gremlin come Neptune e Cosmos DB, o lo stesso Orient, volendo si espone come Gremlin Endpoint, ma anche da DB relazionali come MySQL e Postgres. Cosa ci facciamo con questi dati qua? Cerchiamo di disegnare dei grafi. Quindi di tirare fuori dalle vostre basi dati, qualsiasi esse siano, le relazioni che intercorrono tra entità diverse, attori con film, in questo caso è un'immagine tratta da Paradise Paper, o su Neo4j o su Orient, quindi le relazioni che sono tra officer di società offshore e le società stesse. Oltre a questo, e quindi disegniamo grafi sia prendendo dati da Graph Database, sia prendendo dati da database relazionali o da Triple Store. Endpoint Gremlin sono dei grafi, quindi è più facile. Disegniamo anche dashboard, e quindi sulle stesse fonti dati disegniamo bar chart, pie, quindi dati più analytics. Il front-end vede un solo tipo di dato. Quindi abbiamo lo stesso output, dobbiamo uscire con lo stesso output da differenti data source che hanno semantica e comportamenti interni differenti. Più o meno riusciamo a sviluppare un nuovo connettore per un nuovo data store al mese, poi dipende da quello che c'è da fare, però insomma l'obiettivo sarebbe quello. Quindi o testare una fonte dati nuova, ad esempio un nuovo relational database, potrebbe essere SQL Server o Oracle, oppure aggiungere una nuova fonte, quindi magari quindi ritestare tutto per una nuova fonte. Questo vuol dire che se mettiamo una nuova feature ogni settimana, perché oltre ad aumentare i connettori facciamo nuove feature sul front-end, queste feature vanno testate per ogni connettore. Poi abbiamo una matrice di test che esplode, perché numero di feature per numero di connettori sale quadraticamente. E soprattutto vogliamo però deployare senza paura di spaccare tutto, sia il pregresso sia garantendo che i nuovi connettori funzionino esattamente come quelli vecchi, soprattutto per i front-end. Il front-end è agnostico, non ha assolutamente idea se il dato che gli sta arrivando da una relational database o da un graph database. Per lui è tutto uguale, deve essere tutto uguale, perché questo abbatte i tempi di sviluppo e di complessità sul front-end, che ne ha già abbastanza nel fare tutta la parte di renderizzazione e gioco con i dati, senza doversi preoccupare da dove effettivamente quei dati stanno arrivando. Cosa abbiamo bisogno per fare questo, per mantenere sotto controllo questa matrice che sta crescendo di feature per connettori? Abbiamo bisogno di una cosa brutta che si chiama un integration test. Perché sono brutti? Ma perché sono necessari? Perché succede questo? In unit test li sappiamo fare tutti, poi integriamo e non siamo in grado di aprire le finestre. Due pezzi insieme non si parlano. Anche due pezzi uguali, come questo caso qua, Metto due pezzi uguali e poi potete anche aprirle a forza, poi però arriva l'inverno e non funziona. Sostanzialmente abbiamo i test delle feature, tante feature che crescono di settimana in settimana, e dobbiamo testare ogni feature per ogni fonte dati.
Questa roba si può fare a mano. Se hai una batteria di scimmie e la paghi in noccioline, non è un problema. Nessun problema. Però sarebbe meglio farle con integration test. Però di nuovo, a chi piace? Calzi la mano a chi piace fare integration test. Sì, vabbè, ma tu hai un sacco di cicatrici e quindi sai che sono necessari. Cioè, perché non piace integration test? Perché scrivere i testi già quando fai chiedi a qualcuno di fare unit test, ma no, ma non serve, va bene, ok. Però sono più facili, sono isolati, poi se hai scritto bene il codice è abbastanza semplice scrivere un unit test. Più si sale nella piramide e più diventano complicati, perché bisogna testare sempre più at large fino ad arrivare all'UI, quindi end to end il più possibile, e soprattutto diventano più lenti, mentre quelli in basso sono più veloci. Per cui anche metterli sulla pipeline di build vuol dire che magari gli unit test girano in un paio di minuti e per l'integration ce ne vogliono 10 o 15, dipende da fin dove vi siete spinti. Allora, visto che non volevo avere la batteria di scimmie, non volevo neanche complicarmi la vita a scrivere script bash che tiravano su e giù database, l'anno scorso, quando ero ancora in Orient, semplicemente abbiamo deciso per la versione per la 3.0 di scrivere un nuovo database di demo. Perfetto, quindi lo documentiamo e il collega che ha fatto tutto il lavoro nella documentazione ha fatto tutta una serie di query di esempio. Ok, e se queste query poi l'utente le copia e le incolla e non funzionano perché magari abbiamo sbagliato qualcosa, allora ci siamo detto, va bene, facciamo i test a valle di tutta la pipeline per verificare che quelle query, quindi li prendiamo, le mettiamo dentro dei test, quelle query continuano a dare risultato che effettivamente stiamo documentando. E quindi ho cominciato a guardare Test Containers. Test Containers è una libreria Java che per JUnit, che non fa nient'altro che alzare, quindi accendere e spegnere container, sia potete farlo sia a livello di classe, quindi a livello di test di classe JUnit, sia a livello di singolo metodo, però ovviamente diventa molto lento, perché a quel punto avrete un container che sale, fate il test contro quel container, e poi lo spegnete per il metodo di test successivo. Ovviamente fatto a livello di classe, essendo test integrazione, normalmente volete fare una batteria di test contro quel container. Container di cosa? Di tutto, database, Selenium, key value store, quello che vi viene in mente. Cosa avete bisogno per lanciare questi container? Avete bisogno di Docker, avete bisogno di Java, casualmente, non è vero, non più solo, è appena nato il fork per Rust, con la stessa semantica. Penso che sia stato abbastanza embrionale, però visto che Rust è molto cool, hanno fatto Rust. E JUnit. Allora, la versione attuale di Test Containers supporta JUnit 4, con le class rule, eccetera. Gli esempi che ho nelle slide sono con JUnit 4, gli esempi che vi farò vedere live sono con JUnit 5. Ho trovato dei trick per farlo, cioè dei trick, l'ho usato alla fine senza grossi problemi. Non so con cosa usciranno loro ufficialmente dalla versione 2, mi pare, per JUnit 5. Cosa troviamo nella scatola di Test Container? Troviamo già dei container specializzati chiamabili programmaticamente per SQL Server, MariaDB, MySQL, Postgres, Oracle XE e Virtuoso, che è un triple store basato su Postgres. Quindi per usarlo semplicemente istanzio Postgres SQL container, new Postgres SQL container, e in quel momento lì c'è qualcosa sotto che mi tira su un container Postgres su localhost. E ci posso fare le solite cose, quindi chiamare driver manager, fare una connessione, fare lo statement e via. Fatto. Ovviamente qua ho scritto lo statement nel test, in effetti probabilmente state istanziando un DAO, un servizio, oppure fate un test end-to-end di un endpoint REST che sapete che va a interrogare
il database e testate il JSON risultante. O peggio, lanciate un Selenium che fa tutto quanto. Perché usare un container con un database? H2 non è sufficiente? Avete già usato H2 per fare test in memoria? H2 è velocissimo, è rapido, però non avete il supporto delle feature del vostro database al 100%. Mentre invece, ovviamente, test container è un po' più lento perché avete il tempo di alzare il container, il tempo di buttarlo via, però siete sicuri che state testando contro il vostro database esattamente quell'engine che andrà in produzione, con tutte le sue feature, e potete anche andare a testare cose brutte. Store procedure, trigger, robaccia di questo tipo qua. Quindi che ha side effect che a livello applicativo non si vedono, ad esempio. Qualcuno usa ancora store procedure? Sì, quelle della morte, 40 pagine di store procedure. Quindi potete lanciare invece un container con Chrome e Firefox dockerizzati. E anche qui c'è la classe apposta, estensione, quindi browser driver container. Questo qua è Kotlin, non è Java. Bing. Così anche se non siete tanti a vedere la ragazza di là che fa Kotlin, vi beccate un po' di Kotlin ugualmente. Nota a margine, perché c'è scritto nothing? Perché Kotlin, perché tutta questa roba qua ha dei generics in mezzo, Kotlin fa fatica a fare type inference, e quindi bisogna mettergli il nothing nel diamond, niente di che. Ma potete anche lanciare dei container generici basandovi cosa su delle immagini, per cui in questo caso qua io lancio un container generico, gli dico che immagine usare, OrientDB, quali porte esporre, che è esattamente quello che scrivete su un compose o sulla linea di comando con docker run, e passandogli variabili d'ambiente. Quindi la password è bella in chiaro, ma tanto il container muore immediatamente alla fine del test, è morto e viene buttato via in automatico. Oppure partire da un compose, quindi tirare su con un compose un'architettura complicata, in questo caso è tipo Logstash, quindi con Elasticsearch, Kibana e tutto il resto, o far fare già al test, usare un Dockerfile che crea l'immagine al volo, perché vi piace così. Avete anche i docker file nella vostra base code e lo create al volo. Quindi, ad esempio, se volete usare un docker file di partenza, semplicemente gli passate nel costruttore un image from Dockerfile e gli puntate il Dockerfile e fate le stesse cose, esponete la porta, vi mettete gli dite aspetta fino a quando, quindi il test si blocca fino a quando la porta non è esposta, in questo caso wait for listening port vuol dire quello, dov'è? Qua, ok? Parte e poi ci mettiamo anche a seguire l'output in questo caso qua. Come lo uso sta cosa qua? Dentro avete tutti, vero, la Continuous Integration. Alzi la mano chi non ha Continuous Integration. Veramente? Nessuno? Dai! Tutti? Non hai Continuous Integration? E come fai? Dormi? Hai una vita? È una scelta di vita, se ti piacciono le noccioline. Non contesto. Allora, come fate a usarlo nel CI? Io personalmente uso Jenkins. Ho fatto il mio primo talk su Hudson nel 2006 all'Agile Day a Bologna. Avevo una macchina di Continuous Integration quando lavoravo da solo. Perché in effetti siamo in due. Cioè sono io e l'altro. Sono figlio unico, ho sempre parlato un po' da solo. Docker outside of Docker è una cosa aberrante. Che vuol dire semplicemente questo?
si lancia Docker montandogli da sotto il client. Cioè io lancio Jenkins dockerizzato e gli passo come mount, come volume mount, il client dell'host e glielo monto sotto. Ma non basta più da una certa versione in avanti e quindi bisogna montargli come volumi anche un sacco di pezzi di libreria. Sembra una schifezza, ma in effetti funziona. Cioè, Stefano... What? È questo. Quindi da dentro al container lui chiama Docker, ma in effetti sta chiamando il Docker che c'è sull'host sotto. Ok? Quindi... quando la nostra build dice ho bisogno di Postgres, docker run, puff, parte Postgres. Ho bisogno di MySQL, docker run, parte MySQL. E il mio script di build che sta girando Maven o Gradle, che sia, ottiene gli indirizzi contro cui andare a fare i test. E poi alla fine questi muoiono. L'unico che rimane in piedi è Jenkins, gli altri muoiono. Muoiono dopo ogni test. Che cosa trovate inoltre nella scatola di Carino? Trovate ad esempio già container Redis, quindi se usate cache o cose simili. È facile fare container per NoSQL, quindi Neo4j, Cassandra, Mongo, non so se potete ancora farlo, anche metto la licenza ieri, non ho idea. Infatti il Dockerfile che avevo messo ad esempio era quello di Mongo, l'avevo copiato a caso, poi ho detto ma aspetta lo cambio, metto un altro, perché magari non posso neanche più usarlo nelle slide, va a sapere. C'è già il container per Kafka, che è Kafka, quindi l'astrazione per Kafka. Quindi è facile tirare su Elasticsearch, Solar, Lostash, tutto quello che vi viene in mente. E ovviamente qualsiasi cosa sia containerizzata da voi come team o da altri team, perché magari dipendete da altri progetti, ma se escono con dei Docker potete fare dei bei test di integrazione con i microservizi di altri. O con i monoliti di altri, come preferite, basta che sia dentro un Docker e lo possiate lanciare. Se avete un Docker registry interno all'azienda è favoloso, è l'evoluzione del Maven repository interno, no? Dipendete da qualcun altro a livello di artefatto completo. Scenari di utilizzo. Cosa vi viene in mente? Cosa potete fare? Qualcuno ha delle idee? Dai! Lo so che sono le 4:30, dai. Avete preso un sacco di caffè gratuiti, dovrete essere svegli. Niente. Allora, una cosa che potete fare è testare, ad esempio, una singola feature o tutta la vostra applicazione contro differenti versioni di un database. Che ne so, tutta la serie 9 di Postgres o tutta la serie 3.3 qualcosa di MySQL. Perché questo? Perché siete un'azienda che fa prodotto, che deploy dal cliente, non avete assolutamente idea, voi garantite che il vostro prodotto funzioni con la versione 9.6x di Postgres, e come fate però a garantire tutte le versioni? Appunto, test parametrico con la lista di versioni, e li provate tutti, ci metterà mezz'ora, ma siete quasi sicuri che quella roba lì funzionerà anche in produzione al cliente. Oppure, al contrario, che è più o meno quello che facciamo noi. Voi siete, ad esempio, un'azienda di prodotto che garantisce che il vostro prodotto riesca a funzionare sia su MySQL che su Postgres, che su SQL Server, che su Oracle, che è una chimera, non ho mai visto un'applicazione farlo per davvero, però può anche succedere, per davvero senza problemi, poi che si possa fare è un'altra cosa. E quindi potete testare la stessa feature tirando su prima MySQL, poi Postgres, poi SQL Server, eccetera. Questo è più o meno lo scenario che utilizziamo noi, dove abbiamo invece database di differente forma, mettiamola così, SQL, non SQL, eccetera. Oppure potete fare la cosa che già vi ho anticipato prima, cioè testare sistemi complessi, per cui magari mettete i microservizi del team A, B e C, tirate su Kafka, mettete il Key Value Store, l'Elasticsearch, tutto il vostro ambiente. Qua ci vuole una macchina abbastanza grossa, sul vostro portatile probabilmente non ce la farà, ma l'obiettivo non è farla girare sul vostro portatile.
Io lo so che c'è qualcuno che dice che questo, che nell'era dei microservizi i microservizi si possono testare in produzione. Io sinceramente sono abbastanza anziano per dirvi che non sono d'accordo. E secondo me la roba va testata prima di andare in produzione, perlomeno fino a un certo livello. Poi capisco che si possano fare anche i silver bullet e buttare in produzione microservizi, ma insomma. Poi Fabrizio ha abbastanza cicatrici come me, direi che anche lui... Allora, vediamo come usarlo con RDBMS, perché ci sono alcune cose carine che si possono fare. Prima di tutto, aggiungete il progetto. Io sono a me piace Maven, ho provato a usare Gradle, a me piace Maven, quindi vi beccate l'XML che è molto inizio anni 90, ma l'XML è uno schema che lo valida. Questo è scritto in Kotlin. Allora, lancio il mio container. Prima non vi ho detto una cosa, c'era la query, ma... Dove cavolo è andato a prendere la query? Come ha fatto? Questo è lo stesso test di prima scritto in Kotlin. Forse sarebbe meglio metterci qualcosa dentro questo container, che cosa sto interrogando qua? In effetti fa una select one, sta solo testando che il container sia in piedi, non fa assolutamente nulla. Una delle cose che si possono fare è con un giochino. Non avete neanche bisogno di istanziare il container. Ma Diver Manager Connect JDBC URL. Ok, guardate un po' la JDBC URL. Cavolo è quella roba lì? Test Containers. Quindi JDBC due punti Test Containers Postgres, la versione, e poi c'è una stringa strana. Qua il Driver Manager ha come driver registrato dentro un pezzo di test container che fa lo spawn del container di quella versione lì e inoltre chiama come funzione di inizializzazione statica, questa funzione statica che è nella slide successiva, che non fa né altro che fare il create table eccetera. Quindi potete far creare al volo dentro al vostro container un database e inserirgli anche la roba, ok? E poi farci subito dopo una query. Quindi qua ho fatto la classica bar con Hello World o qualcosa di simile e niente, guardo che ci sia Hello World. Ok? Oppure potete fare la stessa cosa dicendogli guarda che ho uno script di inizializzazione in SQL dentro al mio classpath, lo prendi e carichi quello. E quindi nello script SQL c'è scritto esattamente quello che avevo fatto programmaticamente, lo carica. Oppure ancora, la cosa bella sia di Postgres che di MySQL e anche di Neo4j è che potete dargli degli script che vengono avviati e eseguiti quando sale la prima volta il container. E ad esempio potete... potete fare, in questo caso ho un init SQL e un restore dump, quindi ho un dump di un database precedente e lo carico al volo dentro al container. Immaginate lo scenario, prendete un dump del database di produzione il giorno XYZ e vi create una immagine con cui potete testare la vostra applicazione con quel set di dati reali presi da un dump vero. E potete farci le peggio cose. Non dovete neanche ripulirlo, perché quando muore il container, quel database è morto. Io so che spero che lunedì qualcuno cominci a vedere la luce, no? Perché questa roba qua vi permette di effettivamente testare che cosa succederà alla vostra applicazione quando andrà in produzione sul database di oggi, fatto coi dati di oggi. Dipende dalla dimensione del dump. È una domanda, è dalla velocità della tua macchina, ti passano le due variabili, vuoi un altro asse? Se lo fai alle 6 di sera è più lungo perché sei più stanco. Non ho capito. Sì, puoi evitare che ti butti via l'immagine. Sì.
Sì, però appunto. Sì. Adesso vi faccio vedere. Allora, il repository è questo qua. C'è tutto, ci sono gli esempi che ho fatto io. Anche il loro repository ha parecchi esempi. Io li ho scritti con Genie 5 e un po' sono in Java e un po' sono in Kotlin, quindi se volete prendervelo. Comunque poi la metto dopo la slide. Allora, questo è quello che vi ho fatto vedere prima e possiamo anche lanciarlo e vedere che cosa succede. Ci vedete? Sì. Allora, ho abilitato un sacco di login, così ne fa veramente un puttanaio. Puttanaio è un termine tecnico. Quindi ha tirato su il container, ha fatto un po' di check, fa un po' di check prima, ci sono queste cosine fichissime, tipo emoji. Test verde. Allora, andiamo a vedere invece le cose più interessanti, che secondo me sono la customizzazione. Che però penso di averle in Java. Java custom container with script test. Ok, questo qua è quello con lo script, che è sicuramente uno dei due metodi. La funzione è veramente, cioè, veramente vi mettete in una funzione tutto l'alter table, può essere per fare la prima prova 5 minuti. Già lo script SQL potrebbe essere più interessante. Sicuramente se state facendo un test con l'applicazione, magari avete, che ne so, se avete tutto lo stack, quello che ho io, avete Spring Boot con l'Equibase e tutto il resto, quindi tirate sul DB, glielo fate creare, lui applica tutte le change e testate l'applicazione sul DB di quel momento lì, però appunto potreste anche avere bisogno di fare altre cose. In questo caso qua appunto abbiamo questo giochino qua del TC, e gli dite il nome del DB che volete, la versione, e voi pensate che se questo qua lo parametrizzate con un test parametrico potreste lanciarlo su diverse versioni in sequenza, e lo script da caricare, è qua e non fa nient'altro che fare questo, che era quello che abbiamo visto sulla funzione. E ho sbagliato. Perfetto. Quindi anche qua. Allora, a un certo punto dovremmo forse vedere che carica, che fa qualcosa. Container started. Executing database script from init SQL. Tac, tac. E fa le vostre istruzioni che avete nel database script. Ha creato il database e poi ha eseguito il test, che era un test banale, apriva la connessione. Come fate a connettervi al database? Allora, adesso andiamo a vedere. In questo caso qua abbiamo usato il sistema di Java, quindi abbiamo passato il nome del driver. Quindi vuol dire che ad esempio nei vostri test vi basta mettere nel data source il driver scritto così, la URL scritta così e loro funzionano. Vediamo qualcosa. Questo era quello di prima, che usava invece la funzione statica, che fa esattamente la stessa cosa. Qua invece abbiamo già qualcosa di più carino, in cui vado a... no, finiamo il database, scusate. Adesso vi faccio vedere invece la versione con il dump. La versione con il dump è questa. Quindi abbiamo il Docker file che dice copiami init SQL dentro a questa cartella, copiami restore dump in questa cartella, e fine. E compiami il dump in questa cartella. Init SQL è questo. Quindi il giochino che c'è dentro ai container Postgres e MySQL è quello che quando trovano qualcosa in questa cartella speciale entry point eseguono sia script bash che script SQL. Io gli ho dato un numero, così sono lessicograficamente ordinati dal primo all'ultimo che voglio. Quindi il primo crea il database e crea le credenziali. Il secondo invece è uno script SQL, è uno script bash che carica effettivamente il dump, che era un tar. Il dump è qua dentro ed è fatta.
Quindi vi basta, ad esempio, io mi sono creato degli scriptini, questi scriptini qua lanciano il Docker build e vi preparano già le immagini. Per cui possiamo andare a vederne uno in Kotlin. No, questo no, non ce l'ho. Beh, possiamo poi scriverlo un attimo. Allora, adesso vi faccio vedere invece un custom container fatto con Orient, in cui mi aggancio una mia immagine di Orient, questa qua, e gli passo dei parametri, che sono esattamente quelli che gli passate col Docker Run. Si può anche, tra l'altro ha un DSL per creare, potete creare il container sia a partire dal Docker file che con un DSL programmaticamente dargli tutte le istruzioni. Come ho fatto a farlo lavorare in Java con JUnit 5? E in JUnit 4 c'era il class rule, in questo caso ho il container statico e poi in before all e after all faccio lo start e stop a manina. Quindi insomma il giochino non era neanche tanto sporco da fare. Prima di ogni test vado a creare il database, perché mi sembra che fosse creato, no, va bene, e lo popolo con un po' di, in questo caso qua è tutto fatto a manina perché nel container di Orient non permette quei giochini lì, invece ad esempio il container di Neo4j lo fa, quindi vi permette di caricare un dump di Neo4j dentro all'immagine che state creando in quel momento. E poi di nuovo vado a farmi i test. Quindi vado a fare una query. Come faccio a puntare al container? Il container quando sale non gli viene dato un nome, gli viene dato un nome e non sapete che IP ha. Quindi all'istanza chiedete l'IP, di cui non sapete niente, e soprattutto chiedete dove vi ha mappato la porta originale. Questo perché lui assegna le porte al container in modo random, ma sa qual è la mappa. Quindi se voi avete detto esponi a 2424, che nel caso di Orient è la porta su cui espone il protocollo binario, ve la mappa sulla 32542, insomma, una roba simile. Allora, vediamo invece un esempio complicato. In questo caso qua parto da un Dockerfile e di Nginx. Perché parto da un Dockerfile? Ma così, perché mi piace. Soprattutto potrebbe essere interessante per testare le proprie immagini custom o fare cose strane. E poi vado a fare l'assert di nuovo. In questo caso qua ho usato un altro metodino, avendo una sola porta, dammi la prima porta mappata. Di nuovo un sacco di puff. L'immagine l'aveva già creata prima, però si vede qua che sono proprio i comandi, vedete? I comandi che scrivereste in comando, ok? La stessa cosa per un eventuale con Selenium. Cosa ho fatto in questo caso qua? Prima usavo i companion object, poi, perché in Kotlin non esiste lo static, cioè il companion object che fa le cose, per semplificare, insomma. C'è su JUnit 5 questa direttiva qua, che si chiama lifecycle per class, che istanzia tutto quello che c'è da istanziare a livello di classe, non di test method. E quindi questa cosa qua rimane per tutta la classe, ne viene istanziato uno solo. Per cui è un po' come avere il class rule in questo caso. Con l'apply, praticamente questo qua, nell'apply il this è il container stesso, e quindi non ho più il fluente ma ci assomiglia, e poi lo lancio già da qua. E in questo caso qua chiedo Wikipedia qualcosa e mi dice se va bene. Quindi ho usato anche AsserJ, ad esempio, di nuovo
tira su tutto quanto e tira su, sta tirando sul il container con Selenium dentro, e Chrome, pum, 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 e ce l'ha fatta. E dovrebbe vedersi anche forse la chiamata, ma non sono sicuro. 35, ok. Allora, per integrare un Jenkins, niente, c'ho Jenkins file. Il lavoro lo deve fare chi tira su, chi setta. Se lanciate Jenkins standalone su una macchina host, non dovete fare quel lavoraccio che ho fatto io del Docker outside Docker. Se invece lanciate Jenkins dentro un container, per qualche motivo vostro, dovete fare quel lavoro là, ma poi appunto non dovete fare più nulla. Ad esempio, io qua mi sono messo uno stage che mi fa il build delle mie immagini custom per sicurezza, perché magari sono già, però le voglio ribuildare chiamando esattamente gli script che ho fatto qua sotto nei miei sorgenti per creare le immagini. E poi lancio il Maven Crane Install. Quindi lo faccio e fa un sacco di log. Quindi questi qua all'inizio che vedete sono la build, gli SH che fanno le build dei container. Poi parte il Maven Wrapper, chiama i test, esegue, adesso ci metterà un po' perché li esegue tutti quanti. Quelli che ci sono dentro e funziona anche sul vostro Jenkins. È attestato contro dei container. 37, ok. Quindi lo lasciamo girare un conto query, diciamo. Allora, il repository online. Quindi se volete andare a vedere il codice c'è, è abbastanza simile, gli esempi non sono così lontani da quello che fanno in Test Container, se non che i miei usano JUnit 5. Li ho scritti anche per provare cose che in effetti io non uso, tipo le JDBC URL. Qualche altra nota. Allora, torno alla presentazione. Così avete tempo di prendervi il link. Allora, io lo uso veramente da un anno. E tutte le nostre build, quando girano, fanno dei test che usano questa roba qua. Funziona, sì. So che c'è qualcuno che ha avuto dei problemi, però mi sembra che adesso le cose siano abbastanza stabili. Ho avuto qualche problemino all'inizio, quando ero ancora in Orient, quindi diciamo a luglio 2017, però appunto nel frattempo si è mosso tutto quanto. È molto ben mantenuto, escono versioni nuove abbastanza rapidamente. E quindi io mi sento di consigliarlo vivamente. Quello che non ho capito è quanto si è supportato ad esempio per fare lo stesso lavoro con Kubernetes, quindi ad esempio con Jenkins X, che è questa nuova incarnazione di Jenkins per andare totalmente in cloud. E dovrò provarlo perché mi piacerebbe. La mia epifania è stata scoprire ad esempio che alcune immagini tipo quelle di Postgres, di MySQL, Neo4j ti permettono di mettere dentro un dump e quindi creare dei database ricchi e veri al volo. Soprattutto in ottica, adesso non nel mio caso, io ci ho messo i database di demo di Postgres e il database di demo di MySQL e il dump, e su Neo4j ad esempio ci carico direttamente il dump di Paradise Papers o Panama Papers che sia. Però appunto l'idea è quella, prendo il dump di un DB di produzione, prendo i backup che so dove sono e li metto dentro e ci faccio i test contro. Ci sono appunto già un sacco di container in cui esiste la. Potreste anche non usare queste new Postgres SQL container. La comodità è che vi astrae il container stesso e quindi, ad esempio,
Ecco, non ce l'ho, non ce l'ho. Ok. Ecco, quello che vi dà è questo, che visto che qua l'ho istanziato come PostgreSQL container, chiedo direttamente la JDBC URL, non me la devo costruire a mano, ma l'astrazione me lo fa lui. E ci sono già fatti per anche SQL Server, per Redis, mi sembra, e che per, sicuramente per Kafka. Quindi, ad esempio, è facile costruire un'infrastrutturina di test con, che ne so, la vostra applicazione in Spring Boot, Kafka e un altro servizio che si parlano così. E idem per username e password quando avete queste astrazioni. Quando invece lavorate con custom containers, come in questo caso qua, appunto, in questo caso la DBURL me la sono costruita a mano. E quindi è un pochino più scomodo. Nessuno vi vieta di contribuire e scrivervi un wrapper per uno dei vostri database preferiti se siete nel mondo NoSQL. E io vi lascio spazio alle domande. Curiosità? Dimmi. Sì. E quindi puoi evitarti tutte, teoricamente potresti evitarti tutte le librerie, Sì, ma in quel caso lì fai il Docker inside Docker. Sì. Esatto, che a me non piace. Però in alcuni contesti è obbligatorio. Pensa tipo, non so, all'infrastruttura di GitLab quando lancia la tua pipeline di test. Il task automaticamente crea, non so, utilizzi l'immagine Maven per eseguire i tuoi test. L'immagine non puoi fare lo spawn di altre immagini, esatto, al di fuori del tuo container, mi tira su il tuo container e non ce la fa, e la loro soluzione dalla loro documentazione è lanciami un'immagine Docker in Docker, l'immagine Docker in Docker mi lancia l'immagine di Maven, l'immagine di Maven mi lancia il test container. Okay, a quel bene. Punto ci metto 2 ore a fare un test. Vabbè, io sì, appunto, a me quella opzione lì di Docker inside Docker non piaceva tanto, quindi anche perché uno dei padri di Docker la sconsigliava al suo tempo, però parlo di un paio di anni fa almeno, consigliava di fare Docker outside Docker. Loro usavano Docker inside Docker per testare Docker stesso, che è interessante. Adesso avete un frullatore nel cervello, ragionate Docker inside Docker che testa Docker, che testa Docker. Altro? Le 4:30 non gli fate più, ho capito che volete andare a casa, è sabato. Se devo tirare su un... scarico una mia immagine custom che deve collegarsi a un database Postgres, io voglio testare che il mio microservizio invochi il microservizio che tiro su col test containers, che però deve connettersi a un database Postgres. Eh beh, gli passerai due immagini, gli fai su un compose a quel punto, gli passi un compose dove hai le dipendenze tra i servizi e è fatto. Puoi fare Docker, adesso mi ricordo la classe, Docker from compose, gli dai il compose che hai nel tuo classpath, probabilmente nei tuoi sorgenti, manutenuto, esattamente come se fosse del codice, lui tira sul compose tutti i pezzi e poi tu, il tuo test andrà a chiamare, non so, il servizio REST del container dell'applicazione e poi magari come verifica va a verificare, fa delle query sul database che è nell'altro sempre nel compose. E quindi puoi vedere il side effect del tuo servizio REST da un'altra parte dell'infrastruttura, non solo dell'applicazione. Altro? Allora,
Qua trovate quello che c'è, il progettino col Jenkins file, Maven Wrapper, quindi vi dovrebbe funzionare al volo sulla vostra macchina senza problemi. E io probabilmente questo, se mi accettano questo talk in altre conferenze, lo evolvo, e quindi anche il codice si evolverà un pochino. Non è sicuramente codice da prendere e mettere in produzione. Schifezza che faccio nel tempo libero, magari che ne so, adesso dico cavolate, però oggi sono le ASR scritte in AsterJ e domani mi ne piace un altro e le cambio tutte solo per provarlo, o cose di questo tipo. Ho mantenuto sia la parte di Java e Scala perché lavoro con entrambi, quindi scusate, Scala no, assolutamente Scala. Java e Kotlin, perché appunto la roba nuova la scrivo tutta in Kotlin, però anche delle cose in Java, e quindi soprattutto per capire, alle volte molto spesso si trovano solo gli esempi per questa cosa qua, si trovano molti esempi in Java, allora capire un attimino come migrarli, come scriverli in Kotlin, non copia e incolla, e te lo converto in Kotlin? Sì, però insomma è Kotlin giavoso, a me piacerebbe scrivere Kotlin idiomatico, quindi entrare un po' nel mondo così. Ok? Grazie!